Vai onda. Bene, bene, eccoci qua. Ci siamo, siamo pronti per questo deboarding. Deboarding cosa significa? Significa che andremo a dare una nostra visione delle nostre pillole su che cosa significa economia, fornendo realmente delle basi economiche che possono poi tornare utili a tutti noi per comprendere meglio alcuni concetti. Affronteremo dei concetti semplici, come magari quello di oggi, ovvero la teoria del valore, l'economia a livello veramente, veramente basic. Affronteremo anche temi un po' più complessi, come ad esempio l'inflazione, il tasso di cambio, il tasso di interesse reale, nominale. Affronteremo le tematiche bancarie, della banca centrale, l'indipendenza, la dipendenza di una banca, la scala mobile, il periodo italiano degli anni 70. Cercheremo di dare quindi una visione completa che possa andare a debancare Borghi e le sue basi. Quindi questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo che ci poniamo. Cercheremo di fare tutto questo in 6-7 lezioni, 6-7 micro pillole, saranno video brevi. Cerchiamo anche di essere il più precisi possibili e anche il meno prolissi possibile. Quindi niente, io lascio la parola ai miei compari che supportano in questo progetto e buon divertimento a tutti. Ciao a tutti, io sono Nazareno Lecis, sono uno studente di Data Science e Business Analytics all'Università degli Studi di Cagliari. Mi sono laureato in economia e gestione aziendale in precedenza, sempre all'Università degli Studi di Cagliari. Da 3 anni scrivo di economia, articoli a stampo economico-finanziario per Close Up Engineering, che è un network di 10 tema, di 10 branche. Io mi occupo della branca chiamata Finance. Io sono Matteo Fatale, sono laureando all'Università di Torino in Finanza Quantitativa e attualmente tirocinante presso la Banca Centrale Europea dal 1° settembre di quest'anno. E la mia parte sarà parlare di moneta, di tassi di cambio flessibili e fissi, della storia della moneta e di come funzionano le svalutazioni, le rivalutazioni, passando da tutto il contesto storico fino ad arrivare alle attuali concezioni di che cos'è la moneta. Alla luce di questo, infatti, parleremo di che cos'è l'economia, proprio partendo con questi deboarding, e per rispondere a questa domanda possiamo dare varie interpretazioni. Che cos'è l'economia? Può essere innanzitutto l'impiego razionale del denaro e di ogni altro mezzo per ottenere il massimo vantaggio con il minimo dispendio, il minimo sforzo, il minimo sacrificio. Invece, sotto un altro punto di vista, può essere l'allocazione delle risorse. Risorse stesse che, secondo la prima regola dell'economia studiata, le risorse sono scarse. E qual è la prima regola della politica? È dimenticarsi di questa scarsità delle risorse e dimenticarsi che non ci sarà mai abbastanza per soddisfare tutti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso noi quattro di registrare queste chiacchierate, queste video lezioni, proprio perché siamo stanchi di questa concezione filosofico-politica del nostro Borghi, ad esempio, secondo cui ci sarà sempre tanto denaro per soddisfare tutti, per fare tutti felici, ci saranno sempre risorse per rendere tutti ricchi. E alla luce di questo, infatti, passo la parola a Simona, che ci parlerà di teoria del valore. Io sono Simona e studio Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino e, come ci diceva Matteo, parleremo oggi di teoria del valore. Per fare questo ho alcune slide che possiamo andare a guardare insieme. Vedete tutti? Perfetto. Sì. Allora, perché è importante la teoria del valore? Abbiamo detto che l'economia studia risorse scarse. Risorse scarse che devono essere in un modo o nell'altro suddivise tra una pluralità di individui, quindi potremmo sintetizzare dicendo che l'economia studia l'interazione tra individui che si concretizza nel momento degli scambio. Quindi non è un caso che uno dei temi più trattati nel corso dell'economia è proprio il tema del valore, ponendosi domande come per esempio che cos'è che crea valore, che cos'è il valore, ancora che cos'è il prezzo e soprattutto qual è la differenza e la relazione che intercorre tra il valore di un bene o di un servizio e il suo prezzo. Ovviamente non esiste un'unica soluzione, un'unica risposta a questa domanda, ne abbiamo diverse che sono tutte parimenti interessanti e soprattutto variano in base a diverse visioni del mondo e diversi periodi storici all'interno delle quali sono state teorizzate.
Il primo a fornirci una definizione, una soluzione, possiamo dire, organica, è sicuramente Adam Smith. Adam Smith è considerato il padre del pensiero classico, che si svilupperà poi tra la fine del Settecento e il corso del 1800. Adam Smith abilmente riesce a distinguere due concetti, possiamo dire, essenziali allo studio dell'economia, il concetto di valore d'uso e il concetto del valore di scambio. Il valore d'uso di un bene o di un servizio è il valore che noi attribuiamo all'utilizzo di un bene o di un servizio, quindi quanto noi valutiamo un bene o un servizio. Il valore di scambio, invece, è il valore, potremmo dire, intrinseco di un bene determinato dal lavoro contenuto in un bene o in un servizio. Ovviamente all'epoca si parlava piuttosto di beni che non di servizi, ma il concetto è applicabile a entrambi. Per Smith, quindi, a determinare il valore e di conseguenza determinare il prezzo è solamente il valore di scambio, che a sua volta è determinato dal lavoro. Questo non vuol dire che per Smith l'accumulazione di capitale e il capitale non siano importanti. Lo sono, ma influenzano indirettamente la produzione, influenzando il lavoro, quindi possiamo vedere tutto come funzione del lavoro. Questa visione oggi ci pare forse un po' primitiva, però non dobbiamo dimenticarci che non è una definizione scordata. Al contrario, è una definizione che i marxisti continuano ad utilizzare nella loro visione dell'economia, quindi un valore dato oggettivamente da una qualità intrinseca di un bene o di un servizio, quello che al giorno d'oggi potremmo chiamare il lato dell'offerta. A contrapporsi a questa visione arriva circa un secolo dopo il paradigma marginalista, capitanato potremmo dire da Karl Menger, che vede invece il concetto di utilità marginale come centrale. Che cos'è l'utilità marginale? Il termine marginale ricorre in economia e significa, sottende potremmo dire, al concetto di incremento, quindi qual è l'utilità in più che io ricavo dall'utilizzo di un'unità in più di un bene o di un servizio. Si tratta quindi di una visione fortemente soggettivista che prevede che il valore sia determinato da una mia percezione del bene o del servizio, quindi una visione che oggi potremmo definire dal lato della domanda. A mettere insieme queste due visioni fu Alfred Marshall, che in una maniera, potremmo dire, anche molto elegante, riuscì a definire il mercato come una forbice a doppia lama. Una forbice a doppia lama che per tagliare ha bisogno di un punto d'equilibrio, quindi un punto di unione tra queste due visioni. Infatti la lama della domanda è la lama determinata, potremmo dire, dalla visione marginalista, quindi dalla visione soggettiva, da quanto un consumatore è disposto a spendere per acquistare un determinato bene o un determinato servizio. E qua con consumatore dobbiamo sempre pensare all'aggregato dei consumatori. La lama dell'offerta invece riguarda, potremmo dire, la visione classica, anche se una visione classica rivisitata, insomma, alla luce degli avvenimenti storici. Quindi una visione che prevede una funzione dei costi di produzione che sono il lavoro e il capitale. Quindi un equilibrio dato dall'interazione tra la domanda e l'offerta. La domanda determinata dalla visione soggettivista e l'offerta determinata dalla visione classica, o perlomeno dalla loro rivisitazione. Questo equilibrio però non è un equilibrio istantaneo, ovvero non è un equilibrio dato, ma un equilibrio che si aggiusta, si trova nel corso del tempo. Si trova con aggiustamenti non tanto del prezzo, che invece è determinato da domanda offerta, ma da aggiustamenti della quantità. E quindi qua che vediamo la prima concretizzazione del modello che comunemente si studia in economia, di domanda offerta rappresentate su un piano cartesiano con la quantità come funzione del prezzo, quindi la quantità che si aggiusta in base al prezzo. Alfred Marshall è quindi sicuramente il padre della microeconomia contemporanea, che ha portato numerosi contributi, non solo quello di cui abbiamo parlato, ma tanti altri. Soprattutto è anche riuscito a distinguere le fasi temporali, quindi il fatto che viviamo in un mondo abbastanza dinamico, in cui non esiste un unico periodo, ma ne esistono diversi, dal brevissimo al periodo secolare. E in base al periodo in cui ci troviamo o che consideriamo, la domanda e l'offerta giocano ruoli principali o secondari. Questa visione viene chiamata visione di equilibrio economico parziale, perché riguarda un solo mercato, quindi quello che succede in un solo mercato non influenza in alcun modo quello che succede su altri mercati.
A contrapporsi a questa visione è invece Leon Burras, che potremmo definire anche lui marginalista, sebbene ha una visione leggermente diversa da Menger. In ogni caso, secondo Burras, risolvendo un complesso sistema di equazioni simultanee, è possibile trovare l'equilibrio economico generale. Si tratta certamente di un contributo teorico di notevole importanza e di estrema utilità e di estrema rilevanza all'interno dell'economia. Tuttavia, si tratta di un modello e come tale rischia di essere talvolta un po' travisato. Infatti abbiamo in questo ambito un celebre dibattito tra Hayek e Lange. Hayek è potremmo dire, il personaggio forse più importante della scuola austriaca, mentre Hayek è un economista neomarxista polacco. Il dibattito in questione prevede la differenza, si concentra sulla differenza tra l'economia di mercato e l'economia pianificata. Secondo Lange è quindi possibile, attraverso l'utilizzo e la soluzione del sistema warrasiano, definire l'equilibrio. Dati tutti i dati, si riesce ovviamente a ritrovare il risultato. Tuttavia, Hayek sottolinea un punto che risulta fondamentale nella comprensione del mercato, ossia che non è possibile avere a priori tutte le informazioni, perché il mercato stesso è il veicolo di informazioni, che quindi non sono conoscibili a priori, ma solamente a posteriori. E anche qualora fossero conoscibili a priori, sarebbe certamente troppo dispendioso e troppo artificioso cercare di ottenerle, quindi andrebbe a venir meno l'efficienza che il mercato invece ha. Quindi queste quattro visioni sono certamente solamente quattro delle molte visioni che si possono avere, che ci sono state nel corso della storia, e che però servono per comprendere il funzionamento dell'economia e soprattutto il funzionamento del mercato. Nella slide successiva possiamo vedere alcuni volti dei nomi che abbiamo citato, quindi Adam Smith, Karl Menger, Alfred Marshall e Leon Warras. Perfetto, perfetto. Grazie mille Simona per questa breve presentazione. Speriamo di essere stati precisi e poco prolissi. Noi ci aggiorniamo la prossima o la settimana addirittura quella che viene e parleremo di tassi di interesse, inflazione e tutta un'altra serie di questioni che sono veramente importanti per comprendere l'andamento dell'economia italiana. Vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima. Grazie ragazzi, grazie. Buona giornata. Buona giornata, ci sentiamo. Buona giornata.